Volevate sapere come ho post prodotto questa fotografia? Bene, venite con me. Iniziamo aprendo Camera Raw e ci mettiamo subito alla ricerca del menu delle ottiche. Ho notato delle piccole aberrazioni, andiamo a sistemarle. Carichiamo prima il profilo e poi vediamo di togliere le aberrazioni vere e proprie. Non riusciremo a eliminarle del tutto, però abbiamo già fatto un buon passo avanti. Passiamo ora alla calibrazione della foto. Per prima cosa ci concentriamo sullo sfondo, o meglio sul cielo, ovvero abbassiamo l'esposizione e saturiamo il blu. A questo punto passeremo in Photoshop aprendo l'immagine come oggetto avanzato. Ne faremo subito una copia e torneremo in Camera Raw. A questo punto calibreremo l'immagine per il soggetto principale. Confermiamo le modifiche e torniamo in Photoshop. A questo punto dobbiamo fare una maschera. Il metodo che oggi suggerisco è questo qua. Dal menu selezione selezioniamo intervallo colori. Non andrò a fondo sulla spiegazione di tutti i comandi, anzi da qui in poi starò in silenzio, così potete concentrarvi senza il disturbo della mia voce, poiché per imparare ritengo che sia meglio guardare e sperimentare sulle proprie foto. Se poi perdete qualche passaggio scrivetemi pure che vi spiego volentieri tutti i passaggi.
Ecco, come vedete, Photoshop non è uno strumento per correggere gli errori, bensì lo strumento che ci dà la possibilità di dare sfogo alla nostra creatività e tirare fuori dalle nostre foto le idee più disparate. Vuoi imparare e capire bene a fondo come post-produrre le tue fotografie? Seguimi sui miei canali social, che prima o poi il corso giusto per te arriva.